Ce ne sono un bel po' lassù. Cerca di non fare rumore. Corri, Ali! Corri! Indietro! È stato più semplice di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire, la spingo giù. Farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Sentito? Stanno arrivando. Più in fretta! Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo da lì. Mi stanno ammazzando in questo punto! La porta è bloccata! Si reggerà a lungo! Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Merda, hai sentito? Stanno arrivando. Giù in fretta!
Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Oh, merda! Si stanno ammassando in questo punto! La porta è bloccata! Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Ci sono! C'è un barco, svelti! Joel! Dai, andiamo! Merda! Correggerà molto! Bill, fai in fretta! Aiutami! Dimmi che hai finito! È vuoto! Cosa? È vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui! Muoviamo il corpo, forza! Potremmo riuscire dal retro. Scappa! Per il corridoio potremmo passare da quelle aule. Joel, quella è la parte sbagliata! Di qua! C'è un passaggio! Dobbiamo solo oltrepassare quei tipi! Mi lascia questo stronzo! Bene. Oh, merda! Forse possiamo passare dal corridoio. Brutta merda! Aiutami ad aprirla. Pronto? Ancora una. Merda. Ne arrivano altri. Barricchiamo le porte. Non li tratterrà a lungo. Mi piace questa suona. Che cazzo è quello? È un dannato bloater! Un cosa? Ellie, riparati! Ci penso io. A sinistra! Ci penso io! Ellie, stai lontano! Oh,
Figlia di puttana! Ecco. Cos'è successo a quel gigante? È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui? Per favore. Andiamo, ragazzi. Ok. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Figlio di... Tono! Ce l'ho, ce l'ho! Marco, su, finiscilo, forza! Oh, come odio quei cosi! Li hai fregati! Ora sali! Di qua! Siamo a bersagli facili qui! Di qua c'è un'altra scala! Non fermatevi! Vi seguo! Basta, Joel! Entrate in casa, subito! Beh, è andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, dia Tesca e può prendere questo non lavoro. Non mettere in mezzo Tesca! E può ficcarselo dritto. Questo non ha niente a che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E che cazzo è Frank? Era il mio compagno. L'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Alla mia batteria. Quello stronzo. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Gesù! Altra roba mia! Allora? Che fai? Rubi le mie cose e scappi? È così, Frank. Dovresti cercare in casa. Penso ci siano altre scorte. Buona idea. Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo.
pronto. Pensi di farcela? Sì, non c'è problema. Stai andando alla grande. È giusto dirtelo. Non ti deluderò, tranquillo. Ok. Bill, ho trovato questa qui e ho pensato che dovresti averla. Ci si sente così. Fanculo anche a te, Frank. Stupido idiota. Pronti ad andare? Va bene, Bill. Ok. Mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... No, come si lascia la frizione. Come diavolo... Non mi interessa! Non fare cazzate! Ok, Ellie, stai pronta. Ora! Schiaccia ora! Schiaccia! Ehi, al lavoro, ragazzina! Ok, dall'altra parte, a sinistra! Merda! Dall'altra parte, a sinistra! Torniamo al camion! Dobbiamo andare più veloci! Dobbiamo arrivare alla collina. Dobbiamo solo superare la cima. Dai, abbiamo poco tempo, torniamo a spingere. Davvero, ho finito la giornata. Joy, lo sai? Raggiungiamo la collina. Ok, Ellie, stai pronta. Ok, Ellie, metti in moto. Sentito che roba, Bill? Significa che hanno sentito anche gli infetti. Saliamo su. Vai, vai, accelera. Ok, qui va bene. Ferma! Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete.
Ecco. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere. C'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Oh, odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh, tieni. Non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Oddio. Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, oh, smettila. Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ci sto solo prendendo in giro. Ciao, ciao, amico. Una cosa. Non lo fare per niente. Perché non provi a dormire? Non sono stanca. Andiamo ad aiutarlo. Allaccia la cintura, Ellie. Aiutati. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Sto bene. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, ti guarda. Ce ne andiamo. Ok. Attento!
Guardiamo dentro. Tu, guarda là sotto. Pagherai per questo. Vedi niente laggiù? Sull'autobus. Pronto? Ehi, tutto ok? Dividiamoci. Guardatevi le spalle. Questo turista ha le palle. Guardati intorno e fai attenzione. Porca merda! Sbarbagliatevi! Dov'è quel tipo? C'è qualcosa? Niente. Idem, cerchiamo ancora. Lui è qua giù! A quella finestra! Ehi, diamo uno schiaffo di terra. Io cerco di qua. Ragazzi, andate a vedere laggiù. Dove diavolo sei? Ascolta, pezzo di merda! Bene, credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ricevuto. Di certo non si può tornare indietro di qua. Ehi, forse possiamo passare da qui. Thank you.
Qualcosa per tenerla aperta. C'è della roba interessante qua dentro. È lì. Giusto. Ok, vai. Ok, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Guarda. Di cosa? Dell'imboscata. Mi sono schierato da entrambe le parti. Ah. Così uccidi un sacco di innocenti. Lo prenderò per un sì. Prendilo come vuoi. Ah. Qui deve essere dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano, voglio dire. Bene, al lavoro. Ora sì che si ragiona. Penso che questi tizi fossero infetti. Non importa, proseguiamo. Bene, ecco il ponte. La nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie, rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Che cosa è successo? Ellie, sta giù. Dove hai imparato a sparare? Nascondeti, Ellie. Amico, vaffanculo. Avevi tutto il gregge davanti e non ne hai colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Non c'è problema. Sì, come no. Dove cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera, fortunati bastardi. Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente. Proseguiamo.
Ehi, faccia ragazzo! Sul gregge davanti e non ne hai colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow, ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io, non c'è problema. Sì, come no. Dove cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera, fortunati bastardi. Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente, proseguiamo. Ecco, vedi che puoi farci. Grazie. Quel ponte sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un punto di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Dateci le nostre razioni. Perché non gli hanno dato da mangiare? Spesso perché era finito, ma il più delle volte se lo tenevano. Fidati, è successo un sacco di volte. Sì, Eden. Ma fa silenzio mentre attraversiamo questa zona, ok? Non avevo mai visto nessuno con tutta quell'energia. Joy, mi messo guarda. Di grazie mille. Ho messo 5 ore a dare la caccia a lei. Cavolo, qualche volta la paga l'avevi guadagnata. Sì, infatti. Ci eravamo quasi arresi quando ha iniziato a spararci. Stupida. Poteva fuggire. Ho detto ad altri due di distrarla. Preso il fucile. Coprimi!
Credo venisse. L'hai visto? Laggiù! Mio Dio. Laggiù, e io ho visto qualcosa. Cosa? Che c'è? Gira il bastardo! Aspetta di te!
Cazzo! Che cazzo è? Eccolo lì! Parte, cazzo! Oh, cavolo! Bene, andiamocene. Ok. Non penso ci abbiano visto. Ecco il nostro ponte. Siamo un po' più vicini. Adesso. Continuiamo a muoverci, forza. Quella ragazza è magrissima. Così lontano. C'è un'altra di quelle cose tipo zattera. Possiamo usarla? Ah!
Sali, tagliamo attraverso l'hotel. Ok. Metti l'asse come hanno fatto loro. Stiamo per scoprirlo. Via libera, Ellie, scendi. Wow, che roba. C'è rimestato in questo caso. Prima che andasse tutto in ordine. No, troppo sforzoso per uno come me. Doveva essere un bel posto. Per me possiamo salire là. Mi manca il caffè. Sali. Ok. Ok, cerchiamo di sdrammatizzare. Pronti? Lo sai qual è il colmo per un fornaio? Doversi guadagnare il pane. Sì, penso che possa... Fa attenzione. Quanti siamo arrivati?
5 solo questa settimana, ma non mi lamento. Certo che no, abbiamo finito. Devo controllare ancora un piano. Perché? Sono settimane che non vedo un clicker. Perché siamo scrupolosi e continueremo a esserlo. Ora finiamo, ok? Bene, come vuoi.
Sì, l'ho sentito anch'io. Non c'è un cazzo qui! Oh mio Dio,
Ehi, credo che nell'ascensore ci sia una scala. Aspetta, provo ad aprirlo. Vediamo dove porta. Sarà un po' stretto. Non si sa mai. Cosa fare? Ok. Trovami qualcosa su cui salire. Ci siamo. Ci siamo. Girare questo cancello. Beh, forse quella volta.
Spore.
Ah, è stato facile. Devo trovare Ellie. Credo che sia un buon posto per lavorare. Andrà alla grande. L'ho beccato! Bel colpo. Ti è morso? Non oggi. Dovetta! Voi dividetevi!
Merda. L'ho spedito dritto all'inferno, eh? Direi proprio di sì. Ora vomito. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Per fortuna non t'ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No! Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Dobbiamo sbrigarci. Fammi strada. Aspetta qui, ok? Certo, Joel. Non vado da nessuna parte. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Dimmi solo dove andare. Odio queste stronzate. Forse questo ci può aiutare. Ok. Guarda, pesa più del previsto. Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Spingi! Sto spingendo! Spingi di più! Che ne dici? Andiamo.
Sono ancora fermati. Oh, mi metto un tempo. Non lo so, è un controllo. Vieni, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile. Ma contro dei ratti. Ratti? Era d'aria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci siamo. Appoggiati bene al fucile, perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non c'è di che. Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra. Le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti quanti! Merda. Hai parlato col capo? Sì, vuole che ognuno mantenga la posizione e che controlliamo il cancello. Ok, avete sentito. Cercate ovunque e non fate passare nessuno. Deve essersi sbagliato. Sulla morte della squadra? Non posso immaginare dei turisti che uccidono tutta la squadra. E se fosse vero, forse sono i militari che tornano.
sei, pezzo di merda. Morto, stronzo! Sai fare, su, merda! Ah!
Scendi. Andava bene. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Ok. Adesso c'è la sicura. Lo sai come si toglie, eh? Certo. Ok, l'importante è maneggiarla con cura. Non è un... Joel, starò attenta. Ok. Fai la tua parte, Ellie. Vado. La catena è incastrata. Resisti. Ok, lo faccio. Ecco. Ok. Bella pensata. Aiutami ad aprirla. Ecco. Vediamo cosa abbiamo. Ehi, bene, adesso hai un mirino. Oh, Marta, giù, giù.
Andate toste, eh? Già, amico. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Un cazzo. Andiamo. Ok. So, è solo... Cavolo. Cerchiamo di arrivare al ponte. Ok. Beh, almeno hanno finalmente ucciso quei due. Ero sicuro che avessero lasciato la città. Ora dobbiamo solo trovare la fottuta coppia del picato. Spero che ci fosse un esercito in quel furgone. Come cazzo hanno fatto a eliminare l'intero... Occhio! Cazzo! Squadra del lato est. Non hanno visto un cazzo. Guarda. Grazie. Sì, stanno passando di lì proprio ora. Magari li faranno uscire. Spero proprio che questi turisti si facciano vedere. Da qualche parte dovranno uscire. Questo sarà il tuo giorno fortunato. Joy, c'è un tizio al primo piano. Lo vedi? Sì, ho visto. Stai giù. Hai sentito che li hanno finalmente beccati? Allora chi è rimasto? Solo il tipo e la ragazzina, giusto? Sì, loro e chiunque fosse su quel picato. È un gran casino. Una pistola! Lo vedi? Chi c'è là? Ehi! Cazzo! Ellie, vai! Nascondiamolo!
pelo davvero. Ai confini dell'universo e ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Sì. Ecco fatto. Siamo quasi. Sono stata in un posto così, nella ZQ di Boston. Eccone un altro. Manifesti ovunque. Passiamo dal vicolo. È tutto ok, solo giù la testa. Aspetta, neanche per sogno. Vieni. Continua. Non lo so, 20. Prova con 25. Stronzate. Te lo giuro. Hai 25 barattoli di Betty. Beh, 24. Ne ho appena finito uno. E come hai 24 barattoli di Betty? Erano in un vecchio armadietto militare nell'hotel. Io e Ruben l'abbiamo trovato per caso. E ce lo siamo diviso a metà. Quella roba è ancora buona. Quando ne farai ancora? Perché? Secondo te ne voglio un po'. Sì, lo immagino. Settimana scorsa ti ho salvato dal cleaner. Ci penserò su. Avrei dovuto lasciarti crepare. Artiglieria militare, resta al riparo! Woo!
seminati, credo. Lascialo stare. Calma, Piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Oh. Perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, facci strada. Seguitemi.